Ok, buongiorno a tutti, benvenuti, mi presento. Sono Piero Di Chito, la community mi conosce come Pix Di Chito, semplicemente Pix. Sono un architetto, vivo in provincia di Bari, vivo e lavoro in provincia di Bari. Utilizzo Blender dal 2011 più o meno. Per presentarmi vi faccio vedere alcuni progetti personali. Dalla mia postazione dell'università all'attuale postazione di disegno. Ho lavorato in passato al progetto Google Expeditions, era un progetto didattico chiuso da qualche anno di Google. Faccio un po' di automotive a tempo perso. Questa la conoscete? Sì. Bravo. Questo l'ho presentato l'anno scorso, un progetto che ha realizzato The Pixelari di Mike Pan. Io ho collaborato con lui ed è un progetto realizzato per AMD per celebrare la partnership commerciale con Mercedes Petronas. Abbiamo realizzato alcune immagini statiche, quello è uno scherzo che ho preparato per l'anno scorso. Abbiamo realizzato immagini statiche che potete scaricare a questo link, poi con Alessandro vedremo di darvelo. Abbiamo realizzato un piccolo video anche. Team di lavoro, Mike Pan, io e Alex Davis di AMD. Oggi vi parlerò di fotogrammetria. Cos'è la fotogrammetria? Detto in parole molto povere. È una tecnica che permette di ricreare in 3D un oggetto partendo dalle foto. Perché fare una scansione? Perché abbiamo risultati quasi inarrivabili in termini di dettagli. Abbiamo corrispondenza tra quello che è l'aspetto, cioè la texture, e la geometria dell'oggetto. Pensiamo a un oggetto di pietra scheggiato, io mi aspetto che sulla scheggiatura ci sia una texture diversa. Con la scansione riesco a farla molto semplicemente. Terzo punto, conservare o rendere fruibile l'oggetto per altre persone, cosa non secondaria in questo periodo di cataclismi climatici o guerre. Un aspetto non da sottovalutare. Come fare una scansione? La cosa, prima cosa che vi viene in mente qual è? Scambiare del telefono. Vabbè, ciao. Ok, mi aspettavo giornata nuvolosa. Macchina fotografica o reflex o mirrorless. Più che altro l'importante è che abbia una modalità manuale per avere fotografie più uniformi possibile. Artisti attualmente si spingono sulla mirrorless perché è più leggera, magari per le lunghe sessioni fotografiche meno faticosa da utilizzare, e perché ha un dynamic range più largo. Obiettivi a focale fissa perché hanno solitamente meno aberrazioni rispetto agli zoom, quindi vignetting, dispersioni cromatiche ai bordi. Color check per la gestione corretta dei colori, ring flash per scansioni fatte all'interno, al buio, addirittura alcuni le utilizzano per coprire le ombre del sole, anche se poi ci sono tutta una serie di problemi per surriscaldamento del flash, gestione dei colori. Filtro polarizzatore per tenere un po' a bada le riflessioni. Giornata nuvolosa, perché? Perché l'oggetto è illuminato in maniera uniforme, e in questo modo non ci sono ombre solari e per questo modo possiamo utilizzare il modello in varie condizioni di luce, dalla luce solare in una direzione o un'altra, una scena in ombra, overcast, e addirittura di notte. Qualcuno ci vieta di fare la scansione di giorno? No, però le ombre del sole ce le ritroviamo nel modello, cosa non molto coerente se facciamo per esempio una vista di notte. Oggetti ostici da scansionare, oggetti riflettenti, perché cambia il punto di vista, cambia ciò che viene riflesso dall'oggetto. Il programma va in confusione. Io ho provato a fare alcune scansioni partendo dal modello, questi sono dei render turntable, che ho dato in pasto a Reality Capture con un'impostazione di default, addirittura la macchina viene spezzata in tre parti. Poi faccio notare anche, questa è la mesh, alcune camere non stanno al posto giusto, qua e qua, altre vengono sovrapposte, e l'oggetto, scusate, le telecamere, alcune vengono tracciate correttamente, altre sono 6, vengono addirittura perse.
soluzione per gli oggetti riflettenti, il coating spray o spray per scansione, dirò all'italiana, crea semplicemente una, come una patina di polvere che blocca le riflessioni sull'oggetto. La scansione è possibile a questo punto. Stesso discorso vale per gli oggetti trasparenti, ancora coating spray. Ho provato a fare, ripetere la scansione con la macchina ricoperta di polvere. Questa è la mesh, pulita. Tutte le telecamere sono, le vedete anche qua sopra, sono allineate correttamente. Quindi problema risolto, promosso. Altri progetti, altri oggetti problematici sono quelli senza key points. Sarebbero i key points dei punti chiave che il programma riesce a tracciare passando da una foto all'altra, un po' come si fa con il camera tracking. Ancora la scansione di prova, l'oggetto viene scansionato male, questa è la mesh. Non solo, addirittura 22 camere vengono perse, le vedete qua sotto, e le altre vengono, per qualche strano motivo, allineate ad altezze diverse. Soluzione possibile, aggiungere dei markers manualmente. Il risultato è relativamente buono. Tutte le telecamere vengono messe al posto giusto. Avete mai visto macchine, soprattutto in TV, con questa livrea? Questa è una livrea che viene utilizzata dalle case automobilistiche per mandare in giro macchine, diciamo, prima della messa in commercio, per testarle, per nasconderne quelle che è l'aspetto, per rendere difficile la percezione dell'aspetto della macchina. Viene utilizzata come tecnica anche in Formula 1 per, insomma, rendere difficile la percezione della carrozzeria. Io ho provato a fare la scansione di questo modello e devo dire che funziona abbastanza bene, quindi non ditelo alle case automobilistiche, non ho detto niente. Tutte le telecamere vengono tracciate correttamente. Questo è un confronto, punto di partenza, macchina spezzata in tre punti, coating spray è quello che funziona meglio, camouflage, coating, e poi c'è quello con i markers che è quello che funziona peggio. Come inquadrare l'oggetto? Di solito, preso l'oggetto, io faccio le foto girandoci attorno, magari facendo a più altezza, le foto scattandole in cerchio a più altezza. Solitamente una tecnica che funziona quasi sempre, però se l'oggetto è allungato, oppure se sto facendo per esempio la scansione di un muro, questa tecnica cosa mi crea? Depth of field, la profondità di campo, alcune parti della foto vengono a fuoco, altre no, la texture potrebbe essere un po' di bassa qualità. Soluzione sarebbe quella di seguire la forma dell'oggetto, quindi in questo caso quattro serie di foto seguendo i quattro lati più foto ad angolo per aiutare il programma a fare il collegamento delle parti. Veniamo agli esempi. Sto andando troppo veloce? No. Vado? Okay. Portale laterale della chiesa di San Benedetto Conversano. Questa è una scansione che ho fatto diversi anni fa senza pormi tanti problemi, infatti troverete alcuni errori nel metodo. Foto scattate durante una giornata nuvolosa, date in pasto a Meshroom, che è open source. Come vedete, le foto del muro sono state scattate girandoci attorno, era meglio muoversi parallelamente alla parete. Mesh che è venuta fuori, 3 milioni di poligoni. Facendo un passo un attimo indietro, scattare foto girando attorno al muro mi crea questi problemi. Le parti laterali sono un po' fuori fuoco, quindi hanno pochi dettagli, qua e qua per esempio. Avanti, ok. Il modello è stato splittato in 5 materiali. Il layout UV non era neanche tanto ottimizzato, non c'era all'epoca, stiamo parlando di Blender 2.79 credo, non c'era il principio BSDF, quindi ne ho fatto uno manualmente, c'erano tanti tutorial in giro. E in basso vedete il render finale, questi sono fatti con Cycles. Poco tempo dopo venne fuori
la 280, quindi fece una prova in Easy. Render in Easy sono abbastanza simili a quelli di Cyclops, la principale differenza è che non c'era la fisheye camera. Infatti qua rispetto a queste, qui vedete l'effetto barilotto, qua il barilotto non c'è. Tuttavia adesso abbiamo il viewport compositor, quindi possiamo anche simulare quello nella viewport. Questo è realizzato in Eevee con una delle ultime versioni. Altro esempio, tronco secco. Qua mi sono posto molti più problemi. Foto ancora scattate durante una giornata nuvolosa. Foto processate attraverso Darktable, che è open source, mi pare, sì. Fondamentalmente ho corretto luminosità, contrasto e, diciamo, bilanciamento del bianco. Queste sono le foto risultanti. In realtà il bilanciamento del bianco è stato fatto un po' a occhio, perché dovrebbe essere fatto con i color checker, questi qua. Confronto tra foto originale e foto corretta, sembra con molto meno contrasto e molto più sbiadita. Vi faccio notare la parte di sotto, per esempio, qua è un po' più scura, perché arrivava meno luce, giustamente. Qua invece è più chiara, è più uniforme come luminosità, per dare appunto una texture più precisa, è più uniforme su tutto il modello. Questa volta non ho utilizzato Meshroom, ho utilizzato Reality Capture. È un programma non gratuito, o meglio, può essere installato gratuitamente, può essere utilizzato gratuitamente facendo tutte le prove che si vogliono. Poi, al momento dell'export, c'è un sistema di crediti. In base al numero di foto, alla loro risoluzione, si paga un certo numero di crediti e viene fuori il modello da poter utilizzare negli altri programmi. Modello importato in Reality Capture. Le foto che ho fatto, come dicevo, girandoci attorno a più livelli, queste sono 1, 2 e 3. Come dicevo, si possono fare tante prove gratuitamente, infatti ne vedete parecchie, dalle super high poly a 12 milioni di triangoli a una più gestibile, questa qua di 2 milioni, sì, 2 milioni, che ho esportato. Ah, scusate, vi faccio vedere anche questo, 46 immagini. Costo di 120 crediti, se ho fatto bene i calcoli erano meno di 50 centesimi di dollaro. Importato in Blender, la parte di sotto non è definita perché mancavano le foto, quindi ho dovuto lavorare un pochino di sculpting. Questa è una prima tecnica per poter completare i modelli quando non abbiamo a disposizione la parte di sotto. Sculpting. Ho poi cercato di ridurre il numero dei poligoni utilizzando Decimate. Non ero, qua ci sono tre versioni, non ero completamente soddisfatto, ho provato un'altra via, ritornando in Reality Capture, utilizzando Tool Simplify, che è più o meno simile al Decimate, gli ho detto, fammi un modello di 100.000 triangoli, vedetela tu. E ho ottenuto questo, che è importato in Blender. Il layout questa volta era buono, però non ottimale. UV Packmaster, ne abbiamo parlato durante qualche diretta, siamo passati dal 60% al quasi 70%. Come vedete, l'ho utilizzata molto meglio. Però, avendo cambiato l'UV layout, sono tornato in Reality Capture per fare un Tools Reprojection, una specie di bake da sorgente a oggetto destinatario. Lavoro finito, ma che mancano, abbiamo corretto con il sculpting la parte di sotto, mancano le texture, per cui painting, clone tool, e questa volta il modello è davvero finito. Questo è il render finale, con la parte di sotto, come vedete, completa. Se volete potete dargli un'occhiata su Sketchfab, anche di questo avrete il link. Ultimo esempio che vi faccio vedere, c'è stato gentilmente messo a disposizione da Mike. Questo è per farvi vedere un'altra tecnica per poter fare la scansione anche dalla parte di sotto. Notate una differenza sostanziale rispetto alle foto del tronco? Lo sfondo è neutro. Lo sfondo è neutro, tornando al discorso di prima, è una cosa molto importante, perché sfondo neutro vuol dire niente key points, il programma non può tracciarlo fondamentalmente.
parlando di low budget, parlavate di low budget, lo sfondo neutro è stato realizzato con una sedia. Vi faccio anche notare che le foto sono due gruppi. Un primo gruppo di foto è fatto con la zucca messa in verticale e girata. Ovviamente in questo caso non stiamo girando noi attorno alla zucca, la zucca viene girata e noi stiamo fermi. Secondo gruppo di foto, la zucca è messa coricata e ancora una volta girata e scattata le foto. Quando viene dato, questa volta abbiamo utilizzato il meshroom, quando le foto vengono date in pasto a meshroom, non può ricostruire lo sfondo, le foto vengono organizzate correttamente attorno a tutto l'oggetto, ignorando ciò che c'è sotto, ciò che c'è sotto, ciò che c'è dietro. Oggetto finale, completo della parte inferiore, anche questo su Sketchfab. Per concludere, alcune risorse utili: il corso di Gleb Alexandro, lo conoscete, sì, Blender Guru. Questo lo conoscete, forse no. Troppo giovane, infatti è molto giovane. Meson Menzies si occupava di scansioni e fotogrammetria per Polygon fino a qualche tempo, qualche mese fa forse. Ha fatto una interessante intervista spiegando trucchi, aneddoti divertenti, eccetera. È da vedere, un po' lunga, ma da vedere. Megascans, risorse gratuite di alta qualità, però fate attenzione perché è utilizzabile gratuitamente solo per Unreal Engine e Twinmotion, solo per quelle due, quelli due software. Questo Ambient CG sono CC0, quindi utilizzabili gratuitamente. RAW Catalog, altre risorse gratuite, fate attenzione alle licenze, ce ne sono alcune free ad altre demo. Non poteva mancare Polyhaven, CC0, e mi sa che ho concluso. Grazie per l'attenzione.